Tempi duri per gli stadi a Torino. Da alcuni mesi il Torino non si allena più nello storico Philadelphia. Lo stadio comunale è sempre vuoto per contratto e mercoledì la Juventus giocherà a lasciare vuoto anche lo stadio delle Alpi. Mi vado via, bar lontana tra maie, e se tengo da Castiglia, sento il cuore a tramule. Ma cosa sente un torinese con la Juventus che se ne va via? Beh, un senso di amarezza, un senso di distacco forse, un pezzo di Torino che se ne va. La Juve cambia casa per una sera, sfida le polemiche e va dove la porta il bilancio. Motivo del contendere, i ricavi dei cartelloni pubblicitari. I diritti sulla pubblicità statica, che sono una componente importantissima, hanno un rapporto fortissimo soprattutto quando in certe occasioni, come capita nei turni preliminari, non si ha una grossa affluenza di pubblico. Allora a volte valgono di più questi diritti che non proprio l'incasso dei botteghini. La posta in palio sui cartelloni in questo caso è di 1 miliardo. Alla Juve ne toccherebbe un quarto. Ne ha chiesti invano alla concessionaria la metà, quanto cioè aveva già ottenuto nei quarti di finale. Nulla da fare. Scarsità di pubblico e diversa divisione della torta pubblicitaria sono temi sentiti anche dai cugini del Torino. Tutto il ricavato, parlo del netto naturalmente, il ricavato degli incassi che il Torino fa oltre alla quota abbonamenti sono più o meno quello che noi spendiamo per affittare delle altre. Ma perché a Torino il pubblico è così scarso? I motivi sono vari e intrecciati. Chi tendeva ad evadere in altro modo, con altri divertimenti più costosi e più lontani, continua a farlo. Chi invece aveva come unico divertimento lo stadio, per lui probabilmente è diventato troppo caro e non ci va. Costa caro qui, fanno bene la gente non andarci. Più o meno è la storia. Anche perché hanno costruito uno stadio con tanti soldi e non serve a niente. Non si vede, dal terzo anello non si vede. Ma dico che l'ultimo anello non si vede ben poco. Quando 8 anni fa il comune decise di costruirlo, lo stadio delle Alpi doveva costare 60 miliardi. 30 dei fondi pubblici d'Italia 90 e 30 messi dal costruttore, la società Acquamarcia. Come ricompensa l'Acquamarcia otteneva la concessione trentennale e l'incredibile impegno del comune a rinunciare del tutto all'uso dello stadio comunale. Juve e Torino si adeguarono e firmarono i relativi contratti che oggi sentono stretti. Lo stadio con una pista di atletica usata una sola volta in 5 anni è poi costato il triplo. Sono cambiate le gestioni del comune, ma anche di Juve e Torino, che oggi pensano addirittura a costruire 2 stadi fuori della città. La decisione di giocare a Milano è dunque frutto di un braccio di ferro, nella cui morsa sono finiti soprattutto gli abbonati juventini. Cosa serve fare l'abbonamento se poi ti devi trovare senza biglietto per le partite di Coppa, quando nell'abbonamento c'è scritto che c'è l'opzione sulle partite di Coppa? La Juventus si ricorda, quando ha fatto gli abbonamenti, dopo dei flussi, se ne frega la Juventus. Ma non so che se ne frega, vogliono i soldi però. La partita, non solo quella col Borussia, è aperta. L'appuntamento per tutti i contendenti è in comune, dopo l'insolito trasloco a San Siro. Simbolicamente ha un po' del paradossale questa scelta, perché poi Torino ha sempre avuto questo complesso di inferiorità nei confronti di Milano. Certo, se ne deve uscire tutti insieme, perdendoci tutti qualcosa, ma chi ci guadagna alla fine poi io credo che possa essere la città. Bene, amici sportivi, abbiamo concluso. Io vi...